Grazie Presidente. Dunque io credo che oggi un po' l'oggetto del contendere, insomma, sia questo parere, scusate, la relazione, perché il 239 lettera D bis prevede che l'OREF in queste occasioni, cioè quella del bilancio consolidato, produca una relazione, non un parere, e che su questo si sia creato un po' di tensione. Perché si attribuiscono al Movimento 5 Stelle delle considerazioni nei confronti dell'OREF che attribuirebbero un ruolo, una volontà politica dell'OREF, dell'organismo che coadiuva i lavori dell'Assemblea Capitolina qui in Roma Capitale, semplicemente analizzando quelli che sono i comportamenti e quello che viene scritto nelle relazioni e nei pareri. Dunque io vorrei cominciare leggendovi un piccolo passo, ve lo dico dopo da cosa è tratto. Nell'esercizio della professione il revisore legale deve ispirarsi a principi di riservatezza, evitando nel modo più assoluto di utilizzare o divulgare notizie o informazioni acquisite nell'ambito o in conseguenza di un incarico. Allora, delle due l'una, o il nostro organo di revisione non è fatto da revisori legali, e su questo dovremmo cominciare a preoccuparci, o come io invece credo è composto a termini di legge da revisori legali, evidentemente dobbiamo considerare le interviste che la Presidente dell'organo rilascia sistematicamente agli organi di stampa un qualcosa che non corrisponde a divulgazione di informazioni acquisite mentre si ricopre un incarico importante. Questo testo è tratto dalla parte prima, condotta, principi e doveri generali dell'Istituto Nazionale dei Revisori Legali, il testo denominato Codice Deontologico. Quindi, quantomeno nei comportamenti della Presidente, siamo di fronte a una violazione palese del Codice Deontologico dei revisori legali. Ditemi se poi il Movimento 5 Stelle non ha il diritto di protestare relativamente, no, a questo modo di comportarsi. Ma veniamo al contesto. Io credo che cosa sia un bilancio consolidato, probabilmente malgrado la splendida esposizione dell'assessore Lemmetti, malgrado un'ora di commissione in cui sia l'assessore che il dirigente della Ragioneria Generale abbiano spiegato in che fase ci troviamo, non sia stato ben compreso. Ma forse non l'hanno capito nemmeno coloro che dovevano rilasciare una relazione, non un parere, secondo, ribadisco, articolo 239 lettera D bis del TUEL, come poi tra le altre cose confermato dal segretario generale, che non ha potuto fare altro che a una richiesta, diciamo, a dir poco curiosa, non ha fatto altro che per rispondere dove prendere il testo che è all'interno del TUEL, che qualcuno ha chiamato la Bibbia degli amministratori. Beh, cominciate a leggerla, va, che forse è meglio. Ma tanto non vi preoccupate che poi gli arrivano, perché c'è qualcuno che gliele racconta le cose, non vi preoccupate. E poi qualche consigliere giustamente attento che sta esercitando il suo ruolo è rimasto all'interno dell'aula. Così magari poi la prossima volta ha anche qualche informazione in più per fare interventi leggermente più corretti. Allora, quando io nelle controdeduzioni dell'organo contabile più alto, più elevato di questa amministrazione, la Ragioneria Generale, trovo delle contestazioni di una semplicità, di una chiarezza, no? Di una trasparenza così evidente, io mi chiedo, ma i colleghi, io li chiamo colleghi perché quando si lavora insieme sono abituato, no? O quando si dovrebbe lavorare insieme, a chiamare tutti i colleghi, e forse sbaglio, ma i colleghi dell'OREF, i signori, chiamateli come volete, apro una parentesi. Presidente, mi conferma che i signori dell'OREF ne è stata richiesta la presenza oggi in aula? Ecco, stanno venendo meno al loro mandato. Confermato, consigliere. Stanno venendo meno al loro mandato, perché il TUEL all'articolo 40 e 41, no scusate, lo statuto, prevede che loro debbano esercitare il loro servizio di supporto all'Assemblea Capitolina, e quando l'Assemblea Capitolina li convoca devono venire.
Confermo che è stata richiesta la loro presenza e dovrebbero essere a breve in aula. Perfetto, arriveranno tardi, credo. No, non mi interessa. Consigliera, non interrompa. Posso continuare? Un attimo solo, consigliere. Allora, colleghi, calma, silenzio in aula. Vi invito a non interrompere gli interventi dei colleghi. Consigliere Acelli, grazie per i consigli. Andiamo avanti. Allora, riprendendo il discorso delle controdeduzioni, ma si può scrivere, no, come punto di osservazione che poi provoca il parere non richiesto, non dovuto, negativo, che a pagina 71 è sbagliato un numero per un mero errore di trascrizione? Questi documenti, no, gli uffici li scrivono a mano. Li scrivono a mano ed è possibile che in un documento così complesso si commetta un errore di battitura sulla tastiera. Non si sono nemmeno degnati di fare una somma con la calcolatrice. Ma che modo è di affrontare? Ma dov'è la serietà? Per non parlare di cose ben più gravi. Ci hanno scritto che le modalità di determinazione del valore di avviamento iscritto al BIDAP per euro 116 milioni eccetera non sono esplicitate, quando nel documento a pagina 62 è chiarissima la relazione degli uffici rispetto a questa. Ma a che gioco stiamo giocando? I primi a doversi indignare, colleghi dell'opposizione, di un atteggiamento di questo tipo dovreste essere voi. Dovreste essere voi, perché un lavoro non serio fa perdere significato e valore anche alla vostra opera di opposizione. E invece gli andate dietro. Vorrei capire con quale risultato, con gli interventi fotocopia, in cui dite tre cose, senza approfondire, senza preoccuparvi di quello che c'è scritto in un documento, senza preoccuparvi che i disallineamenti che sono presenti e che comunque il legislatore cauto ha pensato a come gestirli, sono stati fatti nelle amministrazioni 2012, 2013, 2014 e 2015, quando gli ORF di allora evidentemente andavano al mare invece che controllare quello che combinavano. Mi dispiace che è andato via il consigliere Ghera. No, dove sta? Chiedo scusa, consigliere. No, che ci ricorda sempre, no, i soldi, i conti, eccetera, eccetera. Ma guardi, consigliere, che l'abbiamo capito bene, lo abbiamo assimilato. Lei lo ripeta e ci fa piacere, perché tutto, insomma, no, ripetita iuvant, tranne il 239 bis, è stato ripetuto 5-6 volte oggi dalla Commissione, ancora non avete capito quello che c'è scritto dentro. Ah, volevo dire che per l'ennesima volta il Movimento 5 Stelle, finalmente al governo di questa città, dovrà sistemare i casini che avete lasciato, a partire dai 13 miliardi, 14, 20, 25, non si sa nemmeno quanti siano, della gestione commissariale che tutti gli anni costringono i romani a pagare 200 milioni di tasse per rimborsarli per 40 anni. Adesso... E parlate della gara a doppio oggetto e non ve va bene, e parlate del concordato preventivo e non va bene. Ho sentito un alto esponente del Partito Democratico, ma ti pare che c'è un giudice a Roma che accetta un concordato preventivo con una società che ha 1.300.000.000 di debiti? Bravo Esposito! Presidente, chiedo scusa se mi sono lasciato un po' trascinare, ma poiché spesso le situazioni qui dentro assumono e non dovrebbero, questo è un lavoro serio, quello che facciamo qua dentro, anche se qualche volta sorridiamo, questo è un lavoro che noi facciamo con serietà, con trasporto, con passione e amore. E se addirittura due assessori, uno lo abbiamo salutato ieri dal Veneto e uno speriamo che ci... no, siamo convinti che ci accompagnerà molto, viene dalla Toscana e
vengono qui a portare la loro esperienza e il loro valore perché vogliono bene a questa città, ma soprattutto ai cittadini di Roma, beh, allora vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Attiriamo consenso, il consenso delle menti ben pensanti che vogliono far sì che questa città veramente risorga definitivamente. Ah, vi volevo dire una cosa, qualcuno dubitava pure che avremmo approvato questo bilancio consolidato. Mi dispiace per voi, lo approviamo oggi.